È un'immagine quasi rubata, vista attraverso lo spiraglio di una porta socchiusa. Un uomo seduto su una sedia, la testa appoggiata allo schienale, gli occhi chiusi. Sembra stanchissimo. Siamo in Sardegna, in una delle regioni più belle e misteriose d'Italia. Siamo a Cagliari e fa caldo, molto caldo, un caldo umido e afoso. Perché è agosto, l'11 agosto del 1998. E nei locali del Palazzo di Giustizia non c'è l'aria condizionata. L'uomo seduto sulla poltrona è un giudice, ma in quel momento non sta facendo il giudice, ma l'indagato. Sono arrivati altri giudici, da Palermo, tanti giudici. Il procuratore capo Giancarlo Caselli, l'aggiunto Vittorio Aliquò, i sostituti procuratori Lia Sava, Antonio Ingroia e Giovanni Di Leo. Sono tutti al terzo piano, nell'ufficio del sostituto procuratore Mauro Mura. Per ore, 4 ore almeno, hanno interrogato quel giudice, il giudice Luigi Lombardini, uno dopo l'altro, alternandosi nella stanza, in quel pomeriggio afoso di inizio agosto. Hanno cominciato alle 12.40, sono quasi le 5 e non hanno ancora finito. Alle 7.15 i magistrati di Palermo chiedono al giudice Lombardini di poter perquisire il suo ufficio. Non glielo chiedono semplicemente, glielo notificano con un decreto di perquisizione della polizia giudiziaria. Il giudice accetta, sereno e tranquillo, come se non avesse niente da temere. Chiede soltanto di poter chiamare il suo avvocato. Lo chiama, lo aspetta e l'avvocato arriva. Allora i magistrati di Palermo gli chiedono di fargli strada, perché quel palazzo di giustizia non lo conoscono. Il giudice accetta, sereno e tranquillo, come sempre. Salgono tutti uno scalone che attraversa il palazzo dall'interno ed entrano nel corridoio che porta agli uffici della procura circondariale, la procurina, dove quel giudice lavora. È un corridoio stretto, costeggiato da grandi armadi di metallo che lo rendono ancora più stretto. Così devono camminare tutti in fila indiana, quel giudice davanti e i magistrati di Palermo dietro. Arrivano all'ufficio del giudice. Il giudice entra il sostituto procuratore Di Leo, stanno per entrare anche gli altri, ma all'improvviso il giudice Lombardini fa una cosa strana. Si mette a correre per la stanza, entra dentro un'altra porta e la chiude. Il sostituto procuratore Di Leo ha appena il tempo di guardare il dottor Ingroia, che è ancora sulla soglia, quando dietro quella porta chiusa, forte, assordante, si sente il rumore di uno sparo. Cambiamo scena e torniamo indietro nel tempo. Siamo nel cuore della Sardegna, in Barbagia, un'altra terra bellissima e misteriosa. È il 26 marzo 1968, poco dopo il tramonto. La polizia stradale sta pattugliando la zona di Orgosolo, un paese arroccato sulle montagne, che i giornali descrivono come la capitale dei banditi. E tante altre cose Orgosolo, terra di pastori, di contadini, di poeti, ma quelli sono anche gli anni del banditismo e i banditi ad Orgosolo ci sono. Un pattuglione della polizia stradale sta percorrendo la strada che da Orgosolo sale sulla montagna fino a Fonni. È un blocco volante, così lo chiamano, una Giulia e una campagnola piene di poliziotti che percorrono la strada con i fari spenti nel buio della sera per non farsi vedere. Appena vedono i fari di un'auto che sta scendendo, la Giulia si mette di traverso sulla strada e la campagnola copre quel posto di blocco improvvisato. La Giulia e la campagnola stanno procedendo lungo la strada quando il vice brigadiere Fusto, che comanda la pattuglia, nota i fari di un'auto che sta arrivando nello specchietto retrovisore della Giulia. È un 850 che corre veloce, con gli abbaglianti accesi.
Il vice brigadiere Fusto ordina il blocco. La Giulia si mette in mezzo alla strada, gli uomini della campagnola scendono e si appostano e aspettano la 850, che arriva, velocissima, e frena. Una lunga frenata per non schiantarsi contro la Giulia. Gli agenti circondano la macchina con i mitra puntati, perché siamo in Sardegna, siamo a Orgosolo, siamo in quegli anni e c'è poco da scherzare. Dal sedile del passeggero dell'850 esce un uomo, non molto alto, ma agile e scattante. Si trova il mitra del vice brigadiere Fusto puntato sulla pancia e non può fare altro che alzare le mani. Altri due uomini, quello che guidava l'850 e un altro sul sedile di dietro, sono rimasti dentro. Documenti. Mi chiamo Carta, dice l'uomo, e lo ripete anche. Mi chiamo Carta, ma non è vero. Beh, abbiamo incrociato questa macchina perché di solito si fanno dei pattuglioni volanti. Cioè, incontrando si cammina, incontrando una macchina la si ferma. Avete riconosciuto subito Mesile? No, sotto i fari non l'abbiamo riconosciuto. Comunque, avevamo già notato qualcosa di sospetto, che questo si volesse dare alla fuga perché ha aperto subito lo sportello. Alle mie domande come che si chiamasse ha risposto Carta. Io l'ho riconosciuto subito, gli ho detto che invece di Carta lui era Mesina Graziano. Quell'uomo piccolo e atletico non è il signor Carta, ma è Graziano Mesina, un bandito, anzi il bandito, il re del Supramonte. Addosso ha 3 pistole, 6 bombe a mano e un coltello. E anche 18 fotografie, tutte di donne. Ida sull'altalena, Carmen a mezzo busto, nuda, anche una ciocca di capelli. Perché piace molto alle donne Graziano Mesina, il re del Supramonte. Ma soprattutto ha con sé 2 orologi e una lettera. Sono gli orologi di 2 uomini che sono tenuti nascosti da qualche parte, nel Supramonte. E nella lettera uno dei 2 scongiura la sua famiglia di pagare i soldi del riscatto. Cambiamo scena, cambiamo luogo e cambiamo anni. Siamo alla fine del luglio del 1992 e siamo negli uffici della squadra mobile di Sassari. Nella stanza c'è il capo della squadra mobile, il dottor Antonello Pagliei, c'è il giudice istruttore Mauro Mura e c'è anche un bambino piccolo di 7 anni, coi capelli corti e gli occhi nerissimi. C'è anche suo padre. Il bambino racconta quello che gli è successo e lo fa come lo fanno i bambini, con tutti i particolari che i bambini possono notare e che magari non servono ai grandi, con tutto quello che può ricordare e anche con tutto quello che non vuole ricordare. C'era una grotta, racconta il bambino al poliziotto. Dalla grotta si vedeva il mare con 2 barche a vela e davanti, verso dritto, in mezzo, si vedevano le luci della montagna. La grotta era grande, con mura che erano come i muretti a secco che ci sono vicino a casa. Venivano 2 uomini, Beppe e Antonio. Antonio era più alto e faceva tutto lui. Antonio era cattivo. Gli avevano fatto scrivere delle lettere per suo padre. Pregate Dio, Gesù Cristo, Amen, anche se suo padre è musulmano. Ma loro gli avevano detto di scrivere così e lui lo aveva scritto. In un'altra, invece, gli hanno fatto scrivere Mamma, papà, voglio tornare a casa presto. Poi lo hanno fatto sedere e sono arrivati con un paio di forbici. Gli hanno detto che gli avrebbero tagliato i capelli e gli hanno messo qualcosa sull'orecchio, una bottiglia che faceva pssst, uno spray molto freddo, e lui ha sentito pizzicare. Ha sentito un po' male, come quando era dal barbiere una volta e si è mosso e il barbiere gli ha fatto un taglietto sull'orecchio. Questa volta ha sentito anche meno male, anche se gli hanno tagliato davvero un orecchio, un pezzo di orecchio da mettere in una busta per spedirla a suo padre e convincerlo a pagare il riscatto in fretta, se non vuole che continuino a mutilare il piccolo Farouk, pezzo per pezzo. Si può parlare di un'industria, proprio perché era una fabbrica che ne produceva senza soluzione di continuità. Ci sono stati periodi, come mi pare nel 1977, in cui 17 forse erano i sequestrati soltanto in Sardegna, cioè nell'arco dell'intero anno, ed erano
diversi i sequestrati, gli ostaggi, nello stesso periodo di tempo. Il primo sequestro di persona di cui si ha notizia ufficiale in Sardegna è del 1875. Sul Corriere di Sardegna appare una notizia. Un uomo, un possidente molto ricco, l'avvocato Pasquale Corbu, è andato sui suoi campi a cavallo per controllare i lavori di una vigna. I familiari non lo vedono tornare e allora mandano un uomo a controllare cosa è successo. L'uomo trova soltanto il cavallo con un fogliettino attaccato alla sella. Se i familiari vogliono rivedere l'avvocato Corbu, devono pagare 100.000 lire. Ci sono casi più antichi, anche se non ufficiali. Un sequestro di persona nel 1477 nella baronia di Posada, tra Olbia e Siniscola. Altri, il sequestro di due francesi nel 1894 a Gavoi, nel cuore della Barbagia, in provincia di Nuoro, e tanti altri ancora. Ma è soltanto dagli anni 60 che il sequestro di persone in Sardegna diventa un reato comune, che sostituisce quello praticato fino a quel momento, l'abigeato, il furto di bestiame. C'è un detto in Sardegna: gli uomini, a differenza delle pecore, non belano. Significa che sono più facili da prendere, più facili da nascondere, ma soprattutto rendono molto di più. Sicuramente lei non ha visto nulla, ma in questi giorni altri pastori potrebbero aver visto i sequestratori che tengono in ostaggio altre persone. Perché non parlano? Vogliono essere tranquilli. Questa è omertà. Omertà. Non è questione di omertà. È preferibile non vedere. È preferibile cambiare strada anche pur vedendoli. Ma se lei vedesse dei sequestratori con un ostaggio, che cosa farebbe? Fare finta di non vedere. Dagli anni 60 alla fine degli anni 90, i sequestri di persona compiuti in Sardegna sono tanti, tantissimi. Sono 177. E i banditi sardi non colpiscono soltanto in Sardegna, ma anche in Lombardia, in Emilia-Romagna, in Lazio, in Umbria. Soltanto in Toscana, di sequestri di persona compiuti dalla criminalità sarda, ce ne sono 20. Abbiamo qualche prova, non recente, purtroppo, dello stato in vita di nostro padre. Chiedo a tutti voi giornalisti il silenzio stampa, per evitare soprattutto il diffondersi di una serie di inesattezze e di notizie che sono assolutamente prive di fondamento. Mi hanno trattato come non si tratta neanche una bestia in quella maniera. C'è una spiaggia vicino ad Olbia, in provincia di Sassari, che si chiama Sarena Bianca, la sabbia bianca. È un tratto di costa bellissimo, come sempre in Sardegna, con uno dei mari più belli d'Italia. C'è un fuoristrada che sta scendendo verso il mare, all'altezza di San Pantaleo. È il luglio del 1979, sono le 11:30 e fa caldo, ed è il momento migliore per andare a prendere un po' di fresco sul mare. Nell'auto ci sono due donne, Luigia e Cristina, madre e figlia. Sono di Milano e sono in vacanza in Sardegna. All'improvviso, alcuni uomini, armati e mascherati, fermano la loro auto. Luigia Scacca Barozzi e Cristina Cinque restano nelle mani dei banditi per 80 giorni e verranno rilasciate a Nuoro, dall'altra parte della Sardegna, dopo aver pagato un riscatto di 550 milioni di lire. Il signor Giovanni Murgia, invece, viene sequestrato nell'ottobre del 1990. Capelli brillanti? Elvive Nutrigloss, lucentezza a specchio, tocco cashmere, da L'Oréal Paris. Signor Montrucchio, si concentri. Dica, dica. Chi può lavare questo e farlo brillare? È il gioiello del pulito. Risposta incompleta. Vabbè, Ferri. Bravo, dimostralo. E io lavo. Dai, supereroe, sconfiggi il male. Ferri Active Caps, un impeccabile potere pulente. Con effetto via cal, perché aiuta a prevenire il calcare. Hai vinto una splendida pirotta. Splendida, splendente. Ferri Active Caps, un gioiello di pulito. Wherever you go.
cabrio con la grinta del coupé. Müller presenta Mix. Pura crema di yogurt e fragranti cereali al cioccolato. Da mixare come vuoi. Mix Müller, per un piacere sempre diverso e sorprendente. Mix Müller, fate l'amore con il sapore. Giorno dopo giorno gli automatismi Sonfi animano le tende da sole per il tuo benessere. Abbiamo preso tutto? Ma non è che in mezzo all'oceano naufraghiamo? Ragazzi, come mi chiamo io? Robinson Crusoe! E appunto, con me non si naufraga! Oh, ma se restassimo a casa? Svolta la serata con il fantastico pollo alla diavola di Quattro Salti in Padella. Ammazza, o siete peggio dei cannibali. Quattro Salti in Padella Findus. Cambia la solita storia. Per i dolori mestruali c'è Buscofen. Buscofen in capsule soft gel contiene già in forma liquida il principio attivo, così viene assorbito più velocemente e il dolore passa in fretta. Buscofen è un medicinale a base di ibuprofene che ha controindicazioni e può avere effetti indesiderati. Non somministrare ai bambini sotto i 12 anni. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Una bella grinta per essere mamme oggi. E ci vuole un'idea. Fiat Idea. Molto volume, molto tosta. Scoprite la nuova gamma sabato 17 e domenica 18. Ma Pallaro crede che voterà sempre così? Crede che sia ideologicamente orientato verso quella coalizione di governo? Lui che rappresenta i valori dell'Italia, dell'italianità, e quanto li terranno ancora inchiodati ai banchi? Con la fiducia? Eh? Pane e politica, ultimo episodio. Domenica alle 21:30, Rai 3. Pensate, un uomo non si sa chi sia da 25 anni, ben 25 anni, un quarto di secolo. Era stato ricoverato in stato confusionale presso l'ospedale Il Policlinico Umberto I di Roma. Sono stati rintracciati anche i familiari, i fratelli di Pasquale. Voi avete dato la dimostrazione di come si possono fare i miracoli. Chi l'ha visto? Lunedì alle 21 su Rai 3. Non posso dimenticare niente. Ogni singolo episodio è perfettamente impresso a fuoco, non solo nella memoria ma anche nella carne. E quel giorno, il 20 ottobre del 1990, io mi trovavo in una casupola in campagna con la mia ragazza. Vidi due persone in lontananza dall'ingresso della casupola che subito si precipitarono verso di me. Ed ero fecero una mossa, un atteggiamento un po' strano. Il signor Murgia pensa che siano due barracelli, due guardie campestri. Sono vestiti come i barracelli, con le mimetiche militari. Solo che non sono guardie campestri, sono banditi. Puntano di corsa sulla casa di campagna del signor Murgia, che è fermo sulla soglia, con la saracinesca aperta, e ha capito benissimo quello che sta succedendo. Capì subito di che cosa si trattava. Perché lo capì subito? Perché giorni prima, circa due settimane prima, ero stato avvertito dalla caserma dei carabinieri di Doianova di stare attento, che secondo loro io ero un possibile sequestrabile. E capito questo, tornai indietro, arretrai il più possibile, e nel frattempo uno di questi, sprovveduto, allungò troppo la gamba e distinto la ferraia con la specie di mitraglietta che aveva in mano e lo scaraventai contro la parete. Però è inutile dilungarsi a lungo su queste cose, fui logicamente sopraffatto e legato. Dopo che sono stato legato, il tizio che avevo scaraventato sulla parete, forse gli ho fatto troppo male, e allora si è vendicato e mi ha completamente massacrato col calcio del fucile. Mi ha spaccato il cranio, mi ha cavato i denti, ero
presumo una maschera totale di sangue. Il signor Murgia e Antonella, la sua fidanzata, vengono sequestrati il 20 ottobre 1990, attorno alle 21, a Dolia 9, in provincia di Cagliari. Lei la rilasciano quasi subito, poche ore più tardi. Lui lo passano da una macchina all'altra. È svenuto il signor Murgia, ma si riprende appena l'aria fresca della sera lo colpisce sulla faccia imbrattata di sangue. Lo caricano su un'altra macchina e partono. Sono armati, hanno due pistole, due mitragliette e anche delle bombe a mano. Si incontrano in un posto di blocco della polizia, hanno detto, speronano l'auto e poi la fanno saltare con le bombe a mano. Quando arrivano, portano il signor Murgia ad un buco scavato in terra. Al signor Murgia sembra una grotta, e invece è un buco scavato in una scarpata. E per mettercelo dentro, devono calarlo con una corda. Ho passato praticamente 3 mesi della mia prigionia in un buio pressoché assoluto. Cioè, lì c'era buio veramente, perché noi per buio intendiamo poca luce, ma lì era buio, buio nel... al punto tale che non vedevi la mano, cioè la mano la guardavi, non la vedevi, e un silenzio terrificante. Ho avuto la fortuna lì di capire subito che se cercavo di far funzionare il cervello sarei sicuramente impazzito, e allora ho cercato di fare una specie di autocondizionamento e sono andato, se si può usare il termine, di una radio, in stand-by. Il signor Murgia viene rilasciato l'11 gennaio 1991, alle 2 di notte, nelle campagne vicino a Teti, in provincia di Nuoro, dopo aver pagato un riscatto di 600 milioni. Guido Freddi, invece, viene sequestrato in Umbria. Il 28 agosto 1979, tornando una sera da casa di amici, vivevamo in campagna, in Umbria, ci siamo trovati a... essere circondati da un gruppo di persone mascherate. Pensavamo fosse uno scherzo, scendo dalla macchina con mia madre, mio padre era in un'altra automobile con gli altri fratellini più piccoli. Non era uno scherzo. Gli uomini che circondano la macchina di Guido e dei suoi genitori sono armati. Fanno scendere tutti, li fanno stendere per terra e li legano. E lui se lo portano via. È un viaggio lungo. Se lo portano via attorno a mezzanotte e all'alba stanno ancora viaggiando. Si fermano in un posto dove ci stanno per un giorno. Poi però ci sono dei bracconieri che passano troppo vicino e allora se ne vanno. Dove? Guido non lo sa, un posto all'interno. Quando viene sequestrato, Guido è soltanto un ragazzino. Quando viene sequestrato quella notte del 19 agosto 1979, ha solo 13 anni. Un posto che nella mia testa rimane chiarissimo visualmente, ma assolutamente misterioso in rapporto al resto dell'universo. Il posto è una nicchia scavata tra i roveti, scavata per terra e coperta con una tela cerata. Dentro c'è un materasso che non è un vero materasso, è un giaciglio, un mucchio di felci schiacciate appoggiate sul fango che ristagna sul fondo della buca. Lì dentro, Guido, ci resta 28 giorni. Per 28 giorni mi ritrovo sempre sdraiato nella stessa posizione, sul fianco sinistro, dando le spalle praticamente all'ingresso, in modo che se fossero entrate all'improvviso non avrei potuto guardarle. Quindi avevo... davanti al mio naso un piccolissimo universo. Dormivo, ero sveglio, su questo letto di felci, e quindi avevo queste memorie minuziosissime di dettagli pazzeschi del bordo delle felci, per esempio, di un ragnetto, per esempio, una grandissima amicizia di questo ragnetto che aveva deciso di costruire una sua retina, insomma, in un angolino che potevo vedere. Il rumore costante di quest'acqua che sgocciolava sotto alle felci su cui ero sdraiato, l'odore, quello non me lo dimenticherò mai, era quasi piacevole, devo dire, nel senso che in fondo quello era diventato il mio piccolo mondo, e in certo modo sapevo che se avessi evitato di fare sciocchezze, tipo alzarmi, muovermi e agitarmi e cercare di uscire dalla capanna, eccetera, lì sarei rimasto al sicuro. Attorno a lui si muovono 6 persone, 2 soprattutto. Vanno e vengono e lui non sa perché. A volte sono allegri, a volte sono nervosi, a volte si arrabbiano con lui e lui non sa perché.
A volte lo legano soltanto per un piede, altre volte invece lo legano come un salame e lui non sa perché. Gli portano da mangiare, pesce in scatola, carne in scatola, formaggio sardo, acqua della fonte che scorre lì vicino. Una volta gli chiedono se voglia qualcosa di particolare da mangiare. Guido dice la Nutella. È un ragazzino Guido, ha 13 anni. Il momento più drammatico era quello delle letterine da mandare a casa, perché a quel punto loro mi chiedevano per esempio di scrivere nelle letterine menzogne per mettere più ansia ai miei genitori, questa era la sostanza, perché io devo dire che stavo male, che ero trattato male o cose del genere. Soprattutto che stavo male fisicamente, che non era vero, che stavo bene fisicamente. E per me era terribile, quindi dicevo no, non lo voglio fare, perché mi sembrava di essere quasi colpevole di dover mettere un'ansia in più a una situazione così catastrofica. E quando mi ribellavo a scrivere arrivavano con pistole o coltelli, e chiaramente insomma te lo piazzavano sulla gola o alla tempia, e là era delle scosse di adrenalina che ovviamente non ho mai più avuto. E quelli sono i momenti in cui ho pianto. Sono stati i momenti sicuramente i più duri in assoluto di questo rapimento, perché piegavano l'unico pezzettino di libertà che avevo. Quando finalmente è arrivato il giorno della liberazione, io non ci volevo credere, perché quello che è successo in quel periodo è che ogni sera, ogni mattina, prima di dormire e subito dopo essermi svegliato, pensavo adesso, oggi è il giorno che mi ammazzano, o è la notte che mi ammazzeranno nel sonno. E quindi loro non mi spiegavano chiaramente perché dovevo o meno fare una cosa. Quella mattina mi dissero andiamo. Per me andiamo era... Io ho creato quella nicchia, quel posto che era, tra virgolette, sicuro dentro la mia testa. Andiamo voleva dire rischiare che forse si andava a morire, insomma. Nel momento poi, a un certo punto, ho capito che stavamo uscendo completamente da questo nascondiglio. E quando abbiamo iniziato ad attraversare i primi prati, che non vedevo ma sentivo l'erba sulle gambe, eccetera, ha iniziato a camminare a una velocità tale che il carceriere, che direttamente mi teneva con sé, insomma, non riusciva a starmi appresso. Tra l'altro doveva essere asmatico, perché lo sentivo ansimare pesantemente, e mi chiedeva di andare più piano. Io andavo alla cieca, nel senso letterale, perché non vedevo, però andavo, ho capito, anche se non mi hanno veramente detto, che ero libero. Guido Freddi viene rilasciato in un parcheggio dell'Autostrada del Sole nei pressi di Magliano Sabina. A Benetutti, invece, in provincia di Sassari, vengono rilasciate le due vittime più famose di un sequestro di persone in Sardegna. Fabrizio De André e Dori Ghezzi hanno una fattoria a Tempio Pausania, in provincia di Sassari. Una piccola tenuta di 150 ettari che hanno trasformato in un agriturismo e dove lui, Fabrizio De André, ha investito quasi tutti i soldi fatti con i dischi e le canzoni, che l'hanno reso uno dei cantautori più amati in Italia e all'estero. Si chiama Lagnata. De André e Dori Ghezzi ci vivono da 3 anni, da soli, completamente isolati tra le foreste di Sugheri, a 15 chilometri dal primo centro abitato. È lì che il 27 agosto, verso mezzanotte, arrivano i banditi. La casa è sempre aperta. Una cosa del genere, Fabrizio De André e Dori Ghezzi non se la immaginano neanche. Lui era coraggioso, però. Sentiva, leggeva i giornali, tutti i vari rapimenti, però non aveva mai immaginato che potesse essere un rapimento. E sua figlia? Mia figlia lo stesso. Non so altro cosa dire, non saprei cosa dire. Anche dopo gli ultimi rapimenti non hanno avuto paura? No, niente, non hanno avuto paura. Non c'era neanche il movente per dire che questo era rapire, perché infatti di soldi non ne hanno, perché cosa devono pagare? Quello che hanno investito qui tutto, per niente. Avete avuto contatti finora? No, niente. Non si sa niente. I banditi lasciano la macchina usata per il sequestro a Olbia, sul molo da cui partono i traghetti per Civitavecchia. Ma è una finta. Fabrizio De André e Dori Ghezzi sono a Montelerno, a Pattada, in provincia di Sassari. Li tengono all'aperto, coperti da una tenda, incappucciati e incatenati. È l'Hotel Supramonte, di cui parlerà Fabrizio De André in una canzone che proprio così si intitola. Restano lì 107 giorni, poi li liberano. Prima lei, alle 11 di sera, nel buio della campagna, e il giorno dopo, alle 2 di notte, anche lui. Hanno pagato un riscatto di 550 milioni. Fondamentalmente i veri prigionieri continuano a essere i sequestratori, non noi.
Tanto è vero che noi siamo usciti, loro sono ancora dentro. E credo che se dovessero uscire lo faranno per prendersi una pallotta. Fabrizio De André e Dori Ghezzi tornano a casa. Torna a casa anche il signor Vinci, che fa il commerciante a Macomer, in provincia di Nuoro. Nel dicembre del 94 viene bloccato in macchina al bivio di Borore, vicino a Oristano, mentre torna a casa dal lavoro. Resta nelle mani dei banditi per quasi un anno, fino a ottobre, quando viene pagato per lui un riscatto di 4 miliardi. Torna a casa anche la signora Miriam Furlanetto, che è la moglie di un notaio e vive in una palazzina di due piani nel centro di Olbia, protetta da un cancello telecomandato, da un citofono con la telecamera e da un sistema di allarme. Un giorno, verso mezzogiorno e mezzo, suonano alla porta. La signora guarda nel citofono e vede tre carabinieri che chiedono di parlare col marito. La signora apre, ma quelli non sono carabinieri, sono banditi. Legano e imbavagliano la signora Furlanetto, la domestica e la figlia e aspettano con loro per più di un'ora. Aspettano che arrivi anche il notaio e quando arriva legano e imbavagliano anche lui per ritardare il più possibile l'allarme. Poi caricano la signora Furlanetto nel baule della macchina e se la portano via. E se la tengono per tutta l'estate, fino a novembre. È stato pagato più di un miliardo. Più di un miliardo. Lascio poi alla vostra immaginazione quello che può essere stato. Ma ci sono anche quelli che non tornano. 33. Sono 33 gli ostaggi finiti nelle mani dei banditi e mai più ritornati a casa. Come Gina Manconi, rapita in pieno centro a Nuoro nel novembre dell'83. O come Vanna Licheri, rapita da Basanta nel maggio del 95 e che dopo 4 mesi di sequestro si ammala per le condizioni in cui viene tenuta e muore. A volte va male fino dall'inizio, fino dal tentativo di sequestro, perché succede qualcosa o perché le vittime reagiscono. A Lanusei, in provincia di Nuoro, nell'agosto del 72, 6 banditi entrano nella villa del dottor Vincenzo Loddo. La prima a vederli è la moglie, che si spaventa e si mette ad urlare. Anche i banditi si spaventano, perdono la testa e cominciano a sparare all'impazzata. Uccidono il dottore, il fratello del dottore, un nipote, la moglie del dottore e muore anche uno dei banditi. Il dottor Loddo era un medico, la signora Manconi una farmacista, il signor Murgia è un imprenditore e il marito della signora Furlanetto un notaio. Le vittime dei sequestri sono persone benestanti, che appartengono ad una cerchia di sequestrabili, che in quegli anni vivono nel terrore e nella psicosi del sequestro. Ma a volte sono anche persone comuni, sulle cui possibilità economiche i banditi si sono sbagliati, come per la signora Caterina Saragat, che la rapiscono credendola parente del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, ma non è vero. E sono anche costretti a rilasciarla subito, perché la signora è venuta un infarto e rischia di morire. Tutti i sequestri in Sardegna sono tutti anomali, tutti sbagliati. Un sequestro non si fa per 600 milioni. Uno che organizza una macchina del genere lo fa per incassare molto di più, perché 600 milioni, secondo quante persone ci operano, non c'è manco il tanto di una misera giornata. Però se noi andiamo a analizzare tutti i sequestri di persona avvenuti prima del mio, allora sono stati tutti veramente anomali. Perché, eccetto 3-4 sequestri, il mio è uno dei più alti con 600 milioni. Sono sequestri di 300 milioni, 400 milioni, 500 milioni, 600 milioni. Il sequestro in Sardegna, prima della legge del sequestro dei beni, si è sempre fatta per quella cifra. Per 500-600 milioni. Dove finiscono i soldi dei sequestri? Fino all'inizio degli anni 70 vengono impiegati per comprare greggi di pecore, oppure case, bar e negozi. Dopo essere stati riciclati, naturalmente, ma allora era molto più facile. Ci sono anche alcune case, in certe zone della Sardegna, che vengono chiamate col nome del sequestrato che ha pagato i soldi per acquistarle. Ci sono bar in cui alcuni non vanno a prendere il caffè, perché, dicono, di soldi al barista gliene hanno già dati abbastanza, perché il bar, letteralmente, glielo hanno comprato loro. Dalla metà degli anni 70, però, le cose cambiano e i soldi dei sequestri di persona prendono un'altra strada. È più difficile riciclarli,
e con la legge che prevede il sequestro dei beni non sono più sicure neanche le case e le attività commerciali in cui sono stati investiti. Allora i soldi dei sequestri passano a finanziare direttamente altre attività criminali, come il traffico di droga. Ma chi li fa i sequestri? In Sicilia è Cosa Nostra, in Calabria è l''Ndrangheta. E in Sardegna? In Sardegna è l'Anonima Sarda, ma non è una vera mafia. L'hanno chiamata in tanti modi, Anonima Sarda, Anonima Gallurese, Super Anonima, ma tecnicamente, come entità unica, non esiste. Io penso che ci sia, al fondo, un problema di gerarchia. Indubbiamente la criminalità sarda ha il controllo del territorio, questo è fuori discussione. Però ha un controllo del territorio che è, secondo me, diffuso. E non c'è un rapporto gerarchico. C'è una parola in sardo che non ha un vero e proprio equivalente in italiano. Ce ne sono molte, perché il sardo, nelle sue varie forme, non è un dialetto, ma una vera e propria lingua. La parola valentia ha un significato molto particolare. Mette assieme ardimento fisico, temerarietà, vigore e baldanza nell'affrontare le avversità. Ma è anche qualcosa di più, è una specie di condizione spirituale che viene percepita dalla tradizione come una sorta di magia. Chi la pratica è un valente, e valentes sono per esempio i cavalieri che galoppano nelle corse sfrenate come la Sartiglia di Oristano o l'Ardia di Sedilo. Ma i valentes più famosi non sono quelli. Per tutti, soprattutto fuori dalla Sardegna, i valentes più famosi sono i latitanti, sono i banditi. Tra questi, il più noto è sicuramente Graziano Mesina, il re del Supramonte. Graziano Mesina finisce in galera per la prima volta nel 1960, all'età di 18 anni. Ci sono alcuni amici che stanno partendo per la leva e gli altri, quelli che restano, li festeggiano. Li festeggiano un po' rumorosamente, ma siamo in quegli anni, siamo ad Orgosolo e come dirà lo stesso Graziano Mesina, ad Orgosolo la sera c'è sempre qualche sparo. Mesina spara ad un lampione, ma lì vicino c'è una caserma dei carabinieri che arrivano, lo prendono, lo trovano con un'automatica 7.65 e lo portano dentro. Quella notte stessa Graziano Mesina fa pezzi la brandina, ne piega una gamba fino a farne una specie di piede di porco, scardina la porta della camera di sicurezza e se ne va. È la sua prima vera evasione, la prima delle 9 riuscite sulle 20 che tenterà nella sua carriera di bandito. Graziano Mesina sicuramente è l'ultimo bandito romantico. In assoluto è quello che ha pagato più di tutti, 41 anni di galera. Credo che in Europa non ci sia nessuno che abbia pagato talmente tanto. Era un uomo che aveva di principio un suo codice, il cosiddetto codice, cioè barbaricino, non sequestrava donne, non sequestrava bambini e quando è successo li ha liberati immediatamente. Graziano Mesina diventa un vero bandito qualche mese dopo l'evasione e lo diventa grazie ad una faida, una serie di vendette che per uno sgarbo, un'offesa personale, mettono una famiglia contro un'altra e che lì, in Sardegna, in Barbagia, a Orgosolo, accadono spesso e si trascinano per generazioni, lasciandosi dietro una lunga scia di sangue e di morti ammazzati. Suo padre è stato assassinato, perché è stato ucciso? Io non lo so, non me lo chiedo anch'io ancora oggi. Non ho mai saputo per quale motivo è stato assassinato. Era un uomo tranquillo, come ce ne sono molti qua in paese. È successo come per noi e per la mia famiglia, come che gli sia sceso un fulmine, no? È il codice barbaricino. Una serie di norme tradizionali, non scritte, tramandate di generazione in generazione e rimaste immutabili nei secoli, che regolano in ogni punto e in ogni suo aspetto la cultura della vendetta. L'offesa deve essere vendicata. Non è un uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta. In queste vicende un grosso ruolo hanno le donne. Le donne stimolano la vendetta. Io ho un documento estremamente interessante. Una conversazione tra una donna e il fratello. Qui la donna segnala come in un certo paese della Sardegna sia stato consumato un triplice omicidio dei loro nipoti. E dice al fratello, ma noi non abbiamo ancora reagito, non abbiamo ancora fatto niente, che figura facciamo di fronte alla collettività? E allora incomincia ad elencare i personaggi che a suo avviso debbono essere sacrificati con altrettanti omicidi
per reagire in termini di vendetta ai fatti commessi in danno della sua famiglia. Il ruolo della donna, secondo me, è molto importante, anche perché i valori vengono trasmessi dalla donna nella società barbaricina. Tra le offese che possono e devono essere vendicate, per esempio, c'è il furto di bestiame, se a compierlo è stato un nemico, un compagno d'ovile o un confinante. Se è stata rubata la capra che dava il latte a tutta la famiglia. Se è stata sgarrettata, zoppata, la vacca che era stata promessa in dono alla sposa. Sono offese le diffamazioni, le calunnie, la rottura dei patti e le delazioni a scopo di lucro. Sono tanti gli articoli del codice barbaricino e c'è uno studioso, Antonio Pigliaru, che li ha raccolti e li ha analizzati. Sono 23. Il codice barbaricino è un codice che si tramanda ormai da secoli. È chiaro che oggi non è rispettato minimamente, nel senso che non si sequestrava la donna, non si sequestrava il bambino. Oggi invece è cambiato totalmente. È un codice che chiaramente va contro la legge italiana. Nell'estate del 1960, ad Orgosolo, succede qualcosa che riguarda la famiglia di Graziano Mesina. Nel luglio c'era stato il sequestro di un ricco agricoltore, Pietrino Crasta, prelevato da 4 uomini incappucciati. È un brutto sequestro, perché Pietrino Crasta era un uomo molto noto in paese, perché aveva dato molto lavoro a tutti. Inoltre, in paese era stata decisa una tregua nei sequestri, da almeno 7 anni, decisa dagli anziani del paese durante un banchetto pubblico. In più, è un brutto sequestro, anche perché finisce male. Il 12 luglio 1960, il corpo di Pietrino Crasta viene trovato sotto il muretto secco di un podere, sepolto da sassi e frasche. Lo hanno ammazzato a sassate. Il podere è quello dei Mesina e vengono arrestati Pietro, Giovanni e Nicola, fratelli di Graziano, che in quei giorni è di nuovo in carcere per il fatto del lampione. Viene ricercato anche un altro dei fratelli Mesina, Antonio, che si è dato la macchia e ha iniziato un'indagine personale per capire che cosa è successo. Viene aiutato anche da Graziano, che nel frattempo è uscito dal carcere. Che cosa è successo? Secondo Antonio e Graziano, è successo che i loro confinanti, le famiglie Mereo e Muscao, hanno scaricato il corpo del povero Crasta nel loro podere. Perché sono stati loro a sequestrarlo e ucciderlo e a lasciarlo ai Mesina per scaricargli addosso la colpa. Il magistrato crede a questa versione e fa scarcerare i fratelli Mesina. Ma ce n'è abbastanza anche per il codice barbaricino, che al punto numero 21 dice espressamente che le offese possono essere lavate con il sangue. La vigilia di Natale del 1961 a Orgosolo fa un freddo cane e la gente è tutta nelle case o nei bar per ripararsi dal vento gelido del Supramonte che spazza le strade. Nel bar di Canavedda c'è un sacco di gente e c'è un uomo, un servo pastore che si chiama Luigi Mereu e che da tempo si sta dando da fare per demolire le accuse dei Mesina. Fantasie le chiama, sciocchezze, e ci ride anche sopra. Quella sera del 24 dicembre Luigi Mereu è nel bar che sta bevendo con gli amici quando sente chiamare per nome. Sulla porta c'è un ragazzo che indossa un vecchio cappotto militare e ha un pezzo di stoffa che gli maschera parte del viso. In mano il ragazzo ha una pistola, spara e Luigi Mereu cade a terra tra i tavoli, gravemente ferito. 3 giorni dopo i carabinieri arrestano Graziano Mesina. Addosso gli trovano la pistola 7.65 che ha ferito Luigi Mereu. Finisce in carcere e viene condannato a 16 anni per tentato omicidio. Da quel momento Graziano Mesina diventa un bandito. E che cosa ricordo della gioventù di Graziano? Era un orfano. Il padre, quando è morto, aveva 12 anni, mi sembra. Graziano era piccolo. Il 1 novembre 1962 succede un'altra cosa che riguarda la famiglia Mesina. Giovanni, uno dei fratelli di Graziano, viene ritrovato su un prato ai margini del Supramonte. Lo hanno ammazzato a colpi di pistola, ma prima lo hanno torturato, lo hanno sfregiato tagliandogli la bocca da un orecchio all'altro e gli hanno affettato la lingua, come si faceva in Barbagia per le persone che avevano parlato troppo. Per i Mesina sono stati i Mereu, per quell'inchiesta privata chi li aveva incastrati per l'omicidio Crasta.
Graziano dovrebbe essere in carcere, a Nuoro, a scontare i 16 anni per il tentato omicidio di Luigi Mereo. E invece no, non c'è. Dov'è? Qualche giorno prima era stato ricoverato all'ospedale di Nuoro perché continuava a sanguinargli il naso. Terzo piano, in corsia. Graziano aspetta che tutti vadano a dormire. Poi sale sul davanzale e scivola lungo la grondaia per 13 metri e si nasconde dentro un tubo che un'impresa di costruzioni ha lasciato lì per rifare le fognature all'ospedale. Ci resta 2 giorni e 2 notti. Poi va a nascondersi nel Supramonte, latitante. Ma non ci resta molto. La scena è ancora quella del caffè di Canavedda. Andrea Muscau, uno di quelli della famiglia nemica dei Mesina, di solito va al caffè al tramonto e resta lì a giocare con gli amici a carte fino all'alba. Succede così anche quel 15 novembre 1962. Muscau è al solito tavolo e sta giocando a carte quando arriva Graziano Mesina col mitra imbracciato. Grida: guardate come finisce un Muscau, fratello per fratello, e spara. Andrea Muscau cade a terra, ma Graziano non si è accorto che un altro dei suoi nemici, Giovanni Mereo, gli è scivolato alle spalle e lo colpisce con una bottigliata. Arrivano i carabinieri. Graziano finisce di nuovo dentro e questa volta si prende 25 anni per omicidio. La carriera criminale di Graziano Mesina, valente di Orgosolo, bandito per vendetta, sembrerebbe finita qui. E invece no. È proprio adesso che comincia il suo mito. Graziano era un bandito che mi piaceva molto per il suo coraggio, specialmente perché per fuggire di prigione ci vuole molto coraggio. E poi era un bandito moderno, mi piaceva, ecco. Però è stato anche un bene per la popolazione orgolese che Graziano sia stato catturato così e che la sua leggenda sia finita, perché ci libera da quell'incubo. Dal carcere di Nuoro lo trasferiscono a quello più sicuro di Sassari. In treno, durante il trasferimento, approfittando di una salita che farà letare il convoglio, apre una porta e salta giù. Lo riprendono e lo rimettono dentro. Lo spostano in continuazione. Sassari, Porto Azzurro, Volterra, Spoleto. Da Spoleto non è mai scappato nessuno. Graziano ci prova. Tramortisce una guardia e scappa. Poi però ha il dubbio di averla colpita troppo forte, sarebbe un guaio. E allora torna indietro. Lo rispediscono di nuovo a Sassari. Lì Graziano incontra un altro bandito. È uno spagnolo. Si chiama Miguel Asensio Prado, detto Atienza, ed è un disertore della Legione Straniera, finito dentro in Sardegna per un furto d'auto. L'11 settembre 1966 è una domenica. È appena finita la messa e tutti i detenuti del carcere San Sebastiano di Sassari sono fuori in cortile per l'ora d'aria. A fargli da guardia c'è soltanto un agente. Graziano dice alla gente che è stato chiamato dentro. La gente ci crede, si allontana e allora Graziano e Miguel Atienza prendono la rincorsa e scalano il muretto di cinta e saltano dall'altra parte, 7 metri più sotto. Poi vanno in piazza a prendere un taxi per farsi portare fuori città. Passano davanti al carcere di San Sebastiano, dove c'è una gran confusione, auto che vanno e vengono a sirene spiegate e ci sono ancora degli agenti che sparano. Con Miguel Atienza, Graziano Mesina si rifugia in Barbasa, nel Supramonte, e mette assieme una banda che si occupa, tra l'altro, anche di sequestri di persona. Graziano Mesina è bravo ad alimentare il proprio mito, con interviste alla stampa e gesti eclatanti, da bandito romantico, che sfida la legge rispettando le regole della tradizione. Come quando, da latitante, dà appuntamento al suo avvocato al secondo piano della Rinascente di Cagliari, e l'avvocato lo trova a scherzare con le commesse. Oppure quando rapisce il signor Pedretto, che è assieme al figlio, e Graziano rilascia subito il bambino, regalandogli anche 1000 lire. Ma anche se lo chiamano il Robin Hood della Barbagia, Graziano Mesina è sempre un bandito. E quando lui e i suoi incontrano i baschi blu del Corpo per la Repressione del Banditismo e si mettono a sparare, i morti sono morti.
Il pomeriggio del 17 giugno 1967, un gruppo di carabinieri è appostato nel sopramonte vicino ad Osposita e tiene d'occhio una sorgente d'acqua alla quale vanno i latitanti per rifornirsi d'acqua. E infatti ecco che arrivano quattro uomini armati, che appena si accorgono dei carabinieri cominciano a sparare. I banditi riescono a sganciarsi, ma lasciano tracce di sangue, segno che qualcuno è rimasto ferito. Intanto cala il buio. Arrivano altri baschi blu che riagganciano la banda e c'è un altro conflitto a fuoco, nel quale restano uccisi due baschi blu di 20 anni, Pietro Ciavola e Antonio Grassia. Coprendosi la fuga, raffiche di mitra e bombe a mano, i banditi riescono a scappare. Ce n'è uno che si porta sulle spalle il corpo di un compagno. È Graziano Mesina, che sta trascinando via Miguel Atienza, ferito mortalmente nel primo conflitto a fuoco. Le forze dell'ordine in Sardegna hanno arrestato un individuo che ha dichiarato di chiamarsi Graziano Mesina. Se la notizia fosse vera, si tratterebbe di una brillante operazione di polizia e di un duro colpo al banditismo sardo. Lo ha preso un blocco volante della polizia stradale sulla strada che da Orgosolo va a Fonni e lui si è presentato come il signor Carta. Ma il vicebrigadiere Fusto non gli ha creduto, perché lo ha riconosciuto, sa benissimo chi è lui. È Mesina Graziano, il bandito. Tu sai benissimo, e cioè lo hai scoperto con la tua esperienza, sulla tua pelle, che non avevi altre alternative, o la costituzione, o la cattura, o morire in conflitto. Sì. Sei convinto di questo? Sì, di questo sono convinto. Cioè terminare molto questo presto. Questo lo sapevo da prima. Lo sapevi da prima? Sì. Ora tu hai fatto la tua esperienza, sei qui e mi pare che vai incontro ad una punizione, a un carcere. E sono rassegnato a questa punizione. Ecco, se tu ti dovessi rivolgere a quelli che oggi sequestrano Petretto, Campus, Morales, a quelli di 26, 35 anni, ai giovani tuoi coetanei che oggi battono la macchia, tu che parole diresti? Beh, di fare un mestiere indifferente, di non prendere, di non rischiare a fare queste cose. Ma non è vero. Neanche Mesina crede a quello che dice. La corte lo assolve per l'omicidio dei due baschi blu, perché la dinamica del conflitto a fuoco non è per niente chiara. Però lo condanna all'ergastolo per il cumulo delle pene. Continuano a spostarlo di carcere in carcere e lui continua a cercare di evadere. Ci riesce nel 1976, dal carcere di Lecce. Fatto nuovo nelle ricerche dell'ergastolano Mesina e dei suoi compagni d'evasione. Oggi pomeriggio è stata ritrovata la Fiat 128 verde che è servita ai detenuti per la fuga dal penitenziario. Lo riprendono in un appartamento vicino a Trento, dove tiene anche 3 mitra, 8 pistole, 10 bombe a mano, un fucile automatico, 2000 cartucce e cariche di esplosivo al plastico. Lo mandano a Porto Azzurro, dove fa il detenuto modello fino al 1985, quando esce per un permesso e non ritorna più. Lo trovano a Vigevano, con una ragazza che aveva cominciato a scrivergli in carcere e che poi aveva conosciuto ad un processo, e lo rimettono dentro. Graziano Mesina ha 43 anni, ne ha passato più della metà in carcere e dovrà restarci per tutto il resto della vita, salvo licenze e semilibertà. Nel frattempo però succede qualcosa. Nel frattempo è stato rapito il piccolo Farouk Hassan. Ancora nessun indizio utile per gli inquirenti nella difficile ricerca del piccolo Farouk Hassan, il bambino di 7 anni, rapito ieri sera nella villa di Porto Cervo dove cenava con la sorellina di 5 anni il padre e la madre. Fatek Hassan è un francese di origine egiziana, proprietario di un albergo, che vive in una villa a Pantoggia, nei pressi di Porto Rotondo, assieme alla moglie e al figlio Farouk, che ha 7 anni. È il 15 gennaio 1992. Ed è sera tardi quando quattro uomini armati e mascherati fanno irruzione nella villa. Incontrano Fateh, che dice di essere soltanto un amico di famiglia. Allora salgono di sopra, dove c'è il piccolo Farouk che dorme. Lo strappano dal letto così com'è, in pigiama, e se lo portano via. Lo portano
portano nel Supramonte e lo spostano in continuazione, sempre dentro grotte scavate nella roccia, rinforzate con muretti a secco e coperte di terra. Due sequestratori, due latitanti, forse tre. Uno più basso e gentile, Beppe, e l'altro più alto e cattivo, Antonio. Ce lo tengono per 177 giorni fino a luglio, senza mai cambiarlo e senza mai lavarlo. E ad un certo punto, per convincere i genitori a pagare il riscatto che hanno stabilito, gli tagliano un pezzo di orecchio. È una vicenda che colpisce tutta l'Italia, quella del sequestro del piccolo Farouk. Sua madre va in Barbagia, ad Orgosolo, e durante la messa di Pasqua rivolge un appello a tutte le mamme della Barbagia, da mamma a mamma, perché suo figlio venga liberato. Buonasera, Farouk Hassam è a Parigi, libero, con i suoi genitori e i suoi parenti, accompagnato dall'emozione e dalla gioia di tutti gli italiani e lontano, fortunatamente, dalle polemiche che le modalità della sua liberazione hanno suscitato e continuano a suscitare. Alle 22.15 del 10 luglio 1992, la polizia trova il piccolo Farouk vicino ad un muretto a secco a Iriai, una località tra Orgosolo e Dorgali. A parte quella cicatrice bianca che gli segna un orecchio, il piccolo Farouk sta bene. Si aggira tra i poliziotti che lo stanno riportando al padre e a tutti chiede: lo sai che mi hanno rubato? È un bambino il piccolo Farouk, ha 7 anni. Ma con tutto questo, con il sequestro del piccolo Farouk, Graziano Mesina, cosa c'entra? Mesina nel sequestro di Hassam è stato determinante, nel senso che ha agito unicamente per l'interesse del sequestrato. Posso confermare che si è impegnato totalmente per la liberazione del bambino e ha portato avanti le trattative lui. Graziano Mesina è in carcere, ad Asti, quando riceve da qualcuno la richiesta di interessarsi al sequestro del piccolo Farouk, fare da intermediario tra i sequestratori e la famiglia. Graziano Mesina accetta e ottiene di poter tornare in Sardegna, in licenza, per partecipare al matrimonio di una nipote, c'è scritto sul permesso del giudice di sorveglianza. Ad Orgosolo, Graziano Mesina dice di aver incontrato un uomo incappucciato e di aver trattato il riscatto, che sarebbe stato pagato con 2 miliardi. Una parte l'avrebbe raccolta lui e l'altra ce l'avrebbe messa lo Stato. È risultato in tutte le fasi del processo che il sequestro a Hassam non è stato pagato. Io posso affermare con certezza che il sequestro è stato pagato per un totale di 5 miliardi e 300 milioni. Io so quello che è emerso dal dibattimento, e cioè il dibattimento non ha detto né che sia stato pagato il riscatto né che non sia stato pagato. Lei non ha informato magistrati così, ma ha informato noi il TG1. Perché l'ha fatto? Mi ha aspirato così, non so, per simpatia o cosa, informare quelli del TG1. Ma quando li ho informati, il bambino era già libero sul luogo, sul posto. Se lo senti dare particolari? No. Non do nessun particolare, ho anche già detto troppo con questo. La storia del bandito Graziano Mesina si chiude il 29 luglio 1993, quando polizia e carabinieri fanno irruzione ad Asti, in un appartamento in cui Mesina si trova in soggiorno obbligato, e gli trovano un fucile mitragliatore Kalashnikov e due pistole Smith & Wesson. Mesina protesta che quelle armi gliele ha messe la polizia, per incastrarlo perché ha parlato troppo sul sequestro di Farouk Hassam. Il tribunale non gli crede e lo rimanda in galera, al carcere di massima sicurezza di Voghera, da cui esce il 24 novembre del 2004. Questa volta non con una fuga, ma con una domanda di grazia, inoltrata al Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che l'accetta. È passata da poco l'una quando Graziano Mesina esce dal carcere di Voghera. Due borse caricate sull'auto del fratello, i primi abbracci con alcuni amici che lo hanno atteso, poi l'emozione che affiora dalle sue prime dichiarazioni di uomo libero. Ha dormito, non può che sentirsi bene. No, è 3-4 minuti che non dormo, ma non per quello che dovevo uscire, perché è raffreddato. Alice, cerca i colori. I colori sono magici. Cerca i colori, Alice. Arancione. Carote, zucca. Pinocchio. E rava bianca. Sono 5. Verde, rossa, viola. Da Dez Amore, 5 cremose di verdure in 5 colori. Ognuno prezioso per il nostro benessere. Cerca i colori per vivere meglio. Dez Amore Findus. Mangia positivo. In caso di distorsioni e strappi muscolari, il dolore è causato dall'infiammazione. L'Asonil CM in gel spegne l'infiammazione, combattendo rapidamente il dolore all'origine. L'Asonil CM in gel, via il dolore e via. È un medicinale che può avere effetti indesiderati anche gravi.
bianco si colora di vento. Mi piace. Riconoscere la mia terra ad occhi chiusi. Mi piace. Mi piace respirare il profumo della natura. Nella nuova straordinaria densità di Ace Denso Profumata. Il suo profumo di puro, di pulito, di bianco. Mi piace. Ace Candeggina Denso Profumata. Ace, la vita che mi piace. Ma che ti sei inventato ancora? È Pinky, il mio personal trainer. Personal che? Ma va, facciamo una buona colazione invece. Kellogg's Special K, gustosi fiocchi con solo l'1,5% di grassi. Credo che non avrò più bisogno di Pinky. Special K, specialmente buoni per la tua forma. Da oggi Special K al cioccolato fondente. Ha ancora più riccioli di delizioso cioccolato. Sempre pochi grassi, molto più gusto. È buonissimo. Tutti a bordo della Citroën C3. L'auto incredibilmente spaziosa. E continua l'esplosiva ecoformula Citroën. Solo con Citroën moltiplichi fino a 6 volte gli ecoincentivi statali e aggiungi fino a 3 anni di bollo. Anche per permuta di un veicolo Euro 2 o Euro 3. C3 da 8.950 euro. C4 da 12.600 euro. Xara Picasso da 13.450 euro. E paghi da settembre 2007 senza anticipo. Solo a marzo. Porte aperte domenica 18. Oggi prepareremo un piatto che vi farà innamorare. Con i funghi freschi, eh? Mettete i funghi e i cipollotti e fate dorare i petti di pollo. Ah, aggiungete il granulare classico Knorr, però sughetto più gustoso. E voilà, la cena è pronta. Perfetto, e basta per due. Ancora più gusto alle tue idee. Granulare Knorr. Dal 1 gennaio, con l'entrata in vigore della riforma previdenziale in tema di trattamento di fine rapporto, i lavoratori dipendenti del settore privato sono invitati a scegliere la destinazione della liquidazione futura. Una scelta di grande importanza al fine di garantirsi serenità economica e sociale anche dopo la conclusione dell'attività lavorativa. L'informazione completa e dettagliata sul tema in questione è indispensabile per orientarsi nelle diverse opportunità che la riforma propone. Il numero verde 800-196-196 e il sito www.tfr.gov.it sono a disposizione di chiunque voglia saperne di più. C'è tempo fino al 30 giugno per decidere. TFR. Scegliere oggi, pensando al domani. Mantengo un'enorme fiducia nelle istituzioni. Credo che vada fatta chiarezza e che chi gioca in quella zona grigia del paese e crede di trarre profitto da momenti di debolezza della politica, da momenti di debolezza dell'etica, quella zona grigia del paese alla fine dovrà venire allo scoperto. Le zone grigie di Telecom fra debiti e spie, domenica 25 marzo alle 21.30 su Rai 3. Pallaro crede che voterà sempre così? Crede che sia ideologicamente orientato verso quella coalizione di governo? Lui che rappresenta i valori dell'Italia, dell'italianità? E quanto li terranno ancora inchiodati ai banchi? Con la fiducia? Eh? Pane e politica, ultimo episodio. Domenica alle 21.30, Rai 3. Sono tanti i banditi che sono diventati famosi. Alcuni sono stati arrestati, altri sono morti, altri sono ancora latitanti. Hanno nomi come Pasquale Stocchino, Attilio Cubeddu, Giovanni Farina. Tra i banditi che sono diventati famosi, sicuramente, c'è anche Matteo Boe. Anche Matteo Boe, come Graziano Mesina, è un personaggio da romanzo, ma da romanzo nero. Matteo Boe nasce a Lula nel 1957. Lula è un paesino della Barbagia, un paese di 1700 abitanti, arroccato sulle montagne del Nuorese. È un paese particolare, Lula, e tante cose, come tutti i paesi, tante cose belle, ma è anche un simbolo, come lo è diventato Orgosolo, di quello che in Sardegna non va, di una certa mentalità che rifiuta lo Stato e che a questo preferisce le regole della tradizione, come quelle del codice barbaricino. A Lula, per esempio, gli spazi per i manifesti elettorali rimangono bianchi e per quasi 10 anni non è stato possibile eleggere il sindaco. Come mai non si vota qua domenica? Ma perché?
Perché non si vota, basta. Cioè, perché non verranno presentate le liste? Non si vota, basta così. Hanno buttato questa bomba a mano, con le bombe che usano i militari, bombe dimostrative che però hanno fatto il loro danno, diciamo. Sono comparse delle scritte sui muri di Gairo con i nostri nomi, il mio e quello del vice sindaco, con sulla croce, un brutto presagio, insomma. Matteo Boe se ne va da Lula e dalla Sardegna dopo aver preso il diploma di maturità agraria e va a fare agraria all'università, a Bologna. Là conosce una ragazza di Castelvetro, vicino a Modena, Laura Manfredi, che fa l'università anche lei a Bologna, al DAMS. Ma Matteo Boe non frequenta soltanto il giro degli studenti fuori sede di Bologna, frequenta anche il giro della malavita di origine sarda, che è molto attiva in quegli anni, in Emilia-Romagna e in Toscana, soprattutto con i sequestri di persona. La storia criminale del Boe inizia con un sequestro eclatante, quello di Sara Niccoli, prelevato dalla sua abitazione nel 1983. Matteo Boe ha un nome di battaglia, Carlos, come il terrorista inafferrabile di cui si sente parlare in quegli anni. È così che lo conosce Sara Niccoli, che ha 17 anni quando viene sequestrata. Carlos è gentile, le regala dei libri per passare il tempo durante la prigionia, L'idiota di Dostoevsky e I racconti di Kafka. Sara torna a casa dopo 99 giorni, nel luglio del 1983, dopo che è stato pagato per lei un riscatto di 3 miliardi. Brindisi a colazione stamani in casa Niccoli a Pistoia. Sara è tornata sotto il suo cappellino rosso, un po' di vanità ci ha detto dopo quasi 4 mesi in un bosco, incatenata sotto una tenda, ha sopportato tranquilla l'assalto dei giornalisti. Nel 1984 uno dei sequestratori viene arrestato a Torino, con 400 milioni che fanno parte del riscatto. Da lui gli investigatori risalgono al resto della banda e arrivano fino a Matteo Boe, che viene arrestato a Bologna e si prende 16 anni di carcere. Finisce nel supercarcere della Sinara, una fortezza al centro di un'isola, a nord della Sardegna, sopra Stintino, una specie di Alcatraz da cui non è mai fuggito nessuno. Quasi nessuno. Il primo settembre 1986, approfittando del fatto che è stato assegnato ai lavori all'aperto, Matteo Boe aggredisce una guardia, la tramortisce e scappa verso la riva, assieme ad un altro detenuto. Là, nascosto in una caletta, c'è un gommone ad attenderlo, nel quale, dicono, ci sarebbe stata anche Laura Manfredi, la fidanzata di Modena, che sarebbe venuta a prenderselo e a portarselo via. L'altro detenuto lo riprendono, Matteo Boe no. Matteo Boe resta latitante, a fare il bandito. Matteo Boe viene sospettato di essere la mente di molti sequestri di persona, compiuti sia in continente che in Sardegna, come quello di Giulio De Angelis, quello di Marzio Perrini o quello del piccolo Farouk. Brutti sequestri, molto duri, in cui i sequestrati sono stati tenuti in pessime condizioni e hanno subito violenze, come il taglio dell'orecchio. Laura Manfredi, la fidanzata di Modena, che nel frattempo è andata a vivere a Lula e ha fatto 3 figli con Matteo Boe, per quanto latitante, nega. Per lui, dice, vale quello che una volta disse Graziano Mesina. Un latitante è un coperchio per molte pentole. Matteo Boe è una persona che ha commesso un sequestro di persona diversi anni fa in Toscana. È una persona che poco tempo dopo evasa, per il semplice fatto che c'è riuscito, voglio dire, sicuramente tanti altri. Evaso dalla Sinara, l'unico che è evaso dalla Sinara? Sì, è l'unico che è evaso dalla Sinara, ma voglio dire, c'è sempre una prima volta. Tutti i carceri credo che prima o poi verranno violate, insomma, è normale. Alla fine lo prendono. Nell'ottobre del 1992, una pattuglia che sta passando davanti alla casa di Laura Manfredi nota qualcosa di strano. La signora sta stendendo il bucato, ma tra le cose che stende ci sono anche degli abiti maschili. Vuoi vedere, pensa la polizia, che c'è Matteo Boe in giro, proprio qui e proprio in questi giorni? Da quel momento Laura Manfredi non viene più mollata. Viene seguita giorno e notte finché una pattuglia della polizia di frontiera non la segnala all'imbarco dei traghetti per la Corsica. Sbarca Bonifacio e con una piccola auto blu va a Porto Vecchio, un piccolo borghetto marinaro, dove viene subito messa sotto controllo dalla polizia francese e dai funzionari delle squadre mobili di Nuoro e di Sassari che li hanno raggiunti. All'improvviso, dall'albergo messo sotto controllo dalla polizia,
escono Laura Manfredi e i due figli, il terzo lo sta aspettando proprio in quei giorni, e un uomo, alto, dai capelli scuri. È Matteo Boe. Che si fa? I poliziotti francesi sono solo in due e quelli italiani, essendo all'estero, sono disarmati. Allora seguono la famiglia Boe finché non ritorna in albergo. Poi arrivano i rinforzi e si appostano. La mattina dopo intervengono, quando Matteo Boe esce di casa assieme alla moglie e ai figli. Gli saltano addosso e gli mettono le manette. In tasca Matteo Boe ha alcune fotografie, delle immagini di una grotta sul Montalbo vicino a Lula, in cui il piccolo Farouk riconoscerà il luogo della sua prigionia. Matteo Boe viene processato e condannato per i sequestri di De Angelis, di Perrini e del piccolo Farouk. Finisce in galera e la arresta. Matteo Boe, secondo il mio modestissimo parere, è uno normale bandito che ha fatto solo e esclusivamente sequestri di persona. Tenete conto che vedere il Matteo Boe mano per la mano con i bimbi sembra un buon padre di famiglia, un padre tranquillo e sereno, mentre poi invece qualche mese prima aveva relegato in una grotta buia e maleodorante un ragazzino di appena 8 anni al quale poi era stato tagliato l'orecchio. Quindi Matteo Boe, come molti altri soggetti che in quel periodo si sono ammantati di un qualche cosa di politico, poi alla fine dei conti non è altro che un soggetto che ha fatto solo esclusivamente sequestri di persona. Laura Manfredi continua a vivere assieme ai 3 figli a Lula, dove nel novembre del 2003 succede qualcosa di strano. Qualcuno va sotto casa dei Boe e spara contro il terrazzo una scarica di pallettoni che uccidono Luisa, uno dei figli, che aveva 15 anni. Si era affacciata al balcone della sua casa in un vicolo al centro di Lula. Richiamata da un rumore o da una voce, la fucilata a pallettoni l'ha colpita da sotto in su, 8 metri di distanza. Perché? Una vendetta per qualcosa? Una faida? Un errore? Le indagini sono ancora in corso. L'omicidio di Luisa Boe resta ancora un mistero. Questi fatti sono gravi per tutti, per il paese e per tutta la gente che ci fanno. Basta, io non dico altra cosa perché a me non mi interessa. Durante un processo, Matteo Boe aveva detto qualcosa di molto particolare. Aveva detto: non sono ipocrita, non mi viene da piangere quando vengono rapiti i miliardari. Quello del rapporto tra sequestri di persona, banditismo e politica in Sardegna è un problema molto complesso. Parte dal presupposto che alla base dei sequestri di persona ci siano le condizioni di povertà e di arretratezza di parte della Sardegna. Presupposto che molti negano decisamente. C'è qui la tendenza a voler smantellare la struttura economica pastorale, in questo caso cercando di dire che la cultura pastorale produce sequestratori di persona. In realtà non c'è affatto questo automatismo. Se certi tipi di reato nascono in queste zone interne, sicuramente ci sono delle altre ragioni. Arrivano delle persone con dei grossi capitali da fuori che evidentemente non conviene investire in un'attività che per loro evidentemente non è redditizia, vogliono investire altrove e allora bisogna che i sardi si trasformino in camerieri. Al di là di tutto questo, un tentativo di dare motivazioni politiche alla criminalità sarda e ai sequestri di persona c'è stato. Alla fine degli anni 70 in Sardegna opera un'organizzazione di estrema sinistra che si chiama Barbagia Rossa. Barbagia Rossa esordisce nel 1978 con un attentato incendiario contro un cellulare adibito al trasporto dei detenuti. Poi continua l'anno successivo con una campagna contro la militarizzazione del territorio, compiendo attentati contro caserme dell'esercito e dei carabinieri. Con l'inizio degli anni 80 alzano il tiro, uccidendo Santo Lanzafame, un appuntato dei carabinieri di Nuoro, e Nicolino Zidda di Orune, che non c'entra niente, si trova soltanto troppo vicino ad un carabiniere che è il vero obiettivo dell'attentato. A Barbagia Rossa cercano di ricollegarsi le Brigate Rosse. I brigatisti Antonio Savasta ed Emilia Libera vengono mandati a Cagliari con l'incarico di organizzare la colonna sarda delle BR, con due obiettivi.
trasferire l'arsenale delle armi delle Brigate Rosse in Sardegna ed organizzare un'evasione in massa di brigatisti dal supercarcere dell'Asinara. Il 15 ottobre 1980 vengono riconosciuti da una pattuglia della polizia durante un normale controllo di routine. Nasce una sparatoria e i due brigatisti riescono a scappare. Vengono arrestati nel 1982 a Padova, durante la liberazione del generale Doser, e collaborano con la giustizia. Seguono una serie di arresti in tutta la Sardegna e il ritrovamento dell'arsenale che le Brigate Rosse avevano affidato a Barbagia Rossa, che definitivamente scompare. Barbagia Rossa, Brigate Rosse. E poi ci sono naturalmente le organizzazioni legate al separatismo, come nella Sicilia degli anni 50 o come in Corsica, anche adesso. L'indipendentismo sardo che ha naturalmente matura la sua storia in tempi molto lontani, ma che ha avuto momenti importanti, soprattutto verso la fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, quando un gruppo di personaggi aveva deciso, come dire, di intervenire in modo tale da staccare la Sardegna dalla madre patria. Il centro di quei fatti era una serie di attentati che si svilupparono soprattutto contro tralicci oppure centraline telefoniche, e in particolare un attentato di un certo rilievo fu quello nei confronti della sede della Tirrenia. C'è anche un gruppo eversivo che si occupa espressamente di sequestri di persona. Si fa chiamare MAS, Movimento Armato Sardo, e firma alcuni sequestri, tra cui quello di Anna Bulgari Callissoni e di suo figlio Giorgio, rapiti ad Aprilia in continente e rilasciati soltanto dopo il pagamento di un riscatto di 4 miliardi e il taglio dell'orecchio del ragazzo. Lei ha temuto di morire in quei giorni? Sì, parecchie volte. Oltre ai sequestri di persona, il MAS firma anche alcuni omicidi contro testimoni che avevano visto troppo e avevano deciso di collaborare con le forze dell'ordine, e contro banditi che avevano deciso di parlare. Campagna Peci la chiamano, riferendosi a Roberto Peci, il fratello di Patrizio Peci, uno dei più importanti pentiti delle Brigate Rosse, ucciso dalle BR come vendetta trasversale. Prima di quei fatti, certamente l'editore Gian Giacomo Feltrinelli si interessò di questi problemi e naturalmente aveva l'idea di realizzare in Sardegna la Cuba del Mediterraneo. Gian Giacomo Feltrinelli, grande editore, fondatore dell'omonima casa editrice, ma anche dei GAP, gruppi di azione partigiana, un gruppo di estrema sinistra che nei primi anni 70 teorizza la lotta armata, è una delle figure più complesse e interessanti di quegli anni. Prima di morire nell'esplosione di una bomba in quello che viene ritenuto un attentato a un traliccio dell'alta tensione a Segrate, in provincia di Milano, Gian Giacomo Feltrinelli incontra Graziano Mesina e gli propone di politicizzarsi, di portare le versioni in Sardegna e di farne una specie di piccola Cuba del Mediterraneo. Graziano Mesina rifiuta e con lui molti altri banditi. E quindi il legame tra eversione e banditismo in Sardegna rimane lento, affidato unicamente alle convinzioni individuali di ognuno. Anche i separatisti in Sardegna sono stati un fenomeno quasi folclorico, addirittura un salotto, direi, sotto molti aspetti. Perché la verità è che un vero separatismo in Sardegna non c'è stato mai, di fatto. Semmai c'è stato il contrario, cioè l'idea di adattarsi più di quanto invece da parte di Roma, come si diceva, ci sia stata l'idea di essere adatti. Come in Sicilia, anche in Sardegna gli anni di piombo hanno avuto uno sviluppo diverso che nel resto d'Italia. Perché? Perché la Sardegna è troppo piccola? Perché in Sardegna non c'è stata la connessione tra banditismo ed eversione? O perché la Sardegna occupa un posto troppo importante dal punto di vista strategico e geopolitico? In Sardegna le basi militari della NATO coprono 2.000 km di costa e 150.000 ettari di terreno. Un decimo della Sardegna è sottoposto a servitù militare. C'è la base di Capo Teulada, quella di Capo Malfatano, e c'è anche la base sull'isola della Maddalena, che nel corso degli anni è diventato il punto di appoggio logistico più importante per i sommergibili nucleari della NATO. Ma non
ci sono soltanto le basi militari della NATO in Sardegna. C'era anche Capo Marargiu, centro di addestramento dei guastatori di Gladio e base strategica per tutta l'operazione Stay Behind. Importante la Sardegna per la sua posizione, sia dal punto di vista strategico che politico. Molto importante. Noi per 32 anni abbiamo, come dire, abbiamo offerto territori, abbiamo offerto spazi, abbiamo dato la disponibilità. Le basi NATO non sono, come dire, sono un territorio dentro il nostro territorio, un extraterritorio. Non si capisce bene cosa sono. Lo Stato italiano ha considerato la Sardegna per molti versi una colonia e la Sardegna ha cercato per molti versi di meritarsi in qualche modo di essere in Italia. Dentro questo livello strano di rapporto risiede poi tutta la problematica del rapporto tra i sardi e lo Stato. C'è una frase che si sentiva spesso nei film e nei romanzi italiani quando compariva un uomo delle forze dell'ordine, sia nei film di Alberto Sordi che nei romanzi di Giorgio Scerbanenko. Ti sbatto in Sardegna. Era una punizione, una minaccia, una degradazione, perché si era comportato male o non era stato alle regole del gioco. Ti sbatto in Sardegna. È una frase che in parte riassume il rapporto tra le forze dell'ordine, lo Stato e la Sardegna. Da una parte testimonia la difficoltà di operare nel teatro sardo, i conflitti a fuoco con i banditi, l'omertà, la difficoltà di fare le indagini. Dall'altra, anche una certa mentalità che vede la Sardegna come una zona di frontiera, un far west, lontano e pericoloso, una colonia in cui inviare carabinieri, militari e poliziotti. La Barbagia, in quegli anni, diventa una delle zone più militarizzate d'Italia. Sul versante delle indagini, polizia, carabinieri e magistratura non restano con le mani in mano. E dagli anni Ottanta, con le leggi sugli sconti di pena per i collaboratori di giustizia, si apre la stagione dei pentiti anche per l'anonima sarda. Rintracciati all'estero, arrestati ed estradati, molti autori di omicidi e di sequestri di persona parlano. Come Luciano Gregoriani, che nel 79 parla e in cambio ottiene un passaporto per andarsene in Venezuela. O come Salvatore Contini, che fa arrestare e processare i protagonisti di quella che viene chiamata l'anonima gallurese. La collaborazione dei pentiti o collaboratori di giustizia, come vogliamo chiamarla, fu determinante nelle inchieste sui sequestri praticamente dal 78 al 79, la grande ondata, inquadrata nella cosiddetta anonima gregoriana e anonima gallurese, che portò praticamente all'arresto di quasi tutti i componenti delle due bande. Il contributo fu notevole, da qui appunto l'odio viscerale nei confronti di questi collaboratori di giustizia che appunto a Balia è stato raggiunto sino in Francia e ucciso. Ci sono reazioni naturalmente, alla maniera del codice barbaricino. Decine e decine di informatori e di pentiti vengono uccisi, come Alberto Baglia, che si rifugia a Marsiglia, ma viene trovato e viene fatto saltare per aria con una carica di tritolo sotto la macchina. Ma non c'è soltanto questo in Sardegna. Non c'è soltanto violenza e silenzio omertoso. Assieme all'azione di magistrati, poliziotti e carabinieri, c'è anche quella della gente. Di quella parte della Sardegna che al gioco dei banditi non ci sta e reagisce e chiede allo Stato un'azione più incisiva. E ci sono anche reazioni violente da parte della gente ad alcuni sequestri, come la battaglia di Esposita. Il 17 gennaio 1985 viene sequestrato ad Ogliena, in provincia di Nuoro, l'imprenditore Tonino Caggiari.
I banditi riescono a tenerselo per un giorno solo, perché fino da subito si scatena un'enorme battuta, una caccia all'uomo alla quale partecipano, oltre alle forze dell'ordine, anche centinaia di compaesani di Caggiari, che battono tutto il soprammonte, palmo a palmo, nonostante faccia freddo, sia buio e nevichi anche. I banditi vengono agganciati il giorno dopo, a Osposidda, sulla strada tra Orgosolo e Ogliena. Il sequestrato viene liberato sano e salvo. Il conflitto a fuoco inizia attorno alle 14.30 e continua per almeno 3 ore, a colpi di fucile, pistole, bomba a mano e mitra. I banditi non si arrendono, le forze dell'ordine non mollano. Nascosti tra i cespugli di mirto, in mezzo alla neve, i banditi sparano, le forze dell'ordine rispondono e per 3 ore a Osposidda c'è la guerra. Si arriva quasi fino a sera, con il buio che cala e le munizioni che stanno finendo. I banditi non si arrendono. Quando vengono individuati e stanati, saltano fuori sparando e si fanno ammazzare. Alla fine restano sul terreno il vice brigadiere di polizia Vincenzo Marongiu e 4 banditi, tutti latitanti. Ma non bastano l'azione delle forze dell'ordine e la reazione della gente. Per combattere la criminalità in Sardegna, per combattere i sequestri di persona, ci vogliono le leggi. Ci vuole una diversa mentalità nei confronti del sequestro di persona. Il sequestro di persona, prima della legge del 91, funzionava facendo perno sulle famiglie. E la famiglia aveva il compito di gestire la trattativa, magari anche con la consulenza, chiamiamola così, delle forze di polizia. Però la famiglia si serviva soprattutto di alcuni intermediari che aprivano dei canali di trattativa. Con il 1991 le cose cambiano. Il pubblico ministero può chiedere al giudice di far mettere sotto sequestro i beni di chi è stato rapito, della sua famiglia e di chi potrebbe prestargli soldi per pagare il riscatto. Chiunque si adoperi in qualunque modo per far pagare il riscatto o far arrivare i soldi ai sequestratori può essere perseguito penalmente. Pagare, dice lo Stato, è un incentivo ai sequestri. Coi sequestratori non si tratta. Per le famiglie dei sequestrati però è più difficile. Assume una diversa importanza la figura del mediatore, di chi può fare da tramite tra le famiglie dei sequestrati e i sequestratori, di chi può avere le conoscenze negli ambienti giusti, come un avvocato o un prete. Liberare la madre di un bambino, liberare un povero ragazzo, è chiaro che qualcuno deve, tra virgolette, sporcarsi le mani. E questo lo può fare soltanto persone che hanno contatti con persone del mondo barbaricino, comunque dell'entroterra sardo. Io col mestiere che faccio ho questi contatti per cui è più facile a me avvicinarli, perché mi muovo molto facilmente in quel territorio e evidentemente si fidano di me. L'hanno chiamata la zona grigia, quello spazio indistinto e difficilmente definibile tra quello che si può fare per legge e quello che veramente si fa, anche se non è del tutto legale, anche se ai margini del consentito, da parte dei cittadini, dei privati, ma anche da parte dello Stato. È in questa zona grigia che va inserita la storia del giudice Lombardini. Per raccontare la storia del giudice Luigi Lombardini, bisogna prima raccontare la storia di un altro sequestro, il sequestro di Silvia Melis. Silvia Melis è una giovane donna di Tortolì, in provincia di Nuoro, figlia di un imprenditore. Il 19 febbraio 1997, verso le 9 di sera, Silvia telefona col cellulare agli amici che deve vedere a cena. Ha appena ripreso il bambino dalla babysitter, tarderà una mezz'ora, poi sarà a casa e potranno vedersi lì. Gli amici vanno a casa di Silvia, ma non la trovano. Allora vanno a casa del padre, il signor Tito, ma non è neanche lì. Tornano a casa di Silvia, suonano, ma Silvia non risponde. Però qualcosa di strano c'è. C'è l'auto di Silvia giù dallo scivolo del garage. Vanno a vedere e trovano la macchina con le portiere aperte, il cellulare sul pavimento e il piccolo Luca, il figlio di Silvia, che ha 4 anni, addormentato sul sedile di dietro. A questo punto è tutto chiaro.
Si tratta di un rapimento. Da ieri la Sardegna vive l'incubo di un nuovo sequestro di persona. L'anonima ha colpito nel Nuorese, a Tortolì. Ha scelto un bersaglio facile, una ragazza di 27 anni, Silvia Melis, figlia di un noto ingegnere, madre di un bimbo di 4 anni. Per la famiglia di Silvia Melis, per suo padre Tito, inizia il calvario che ha accompagnato tutte le famiglie dei sequestrati. È un'attesa che io definirei senza fine. Questo è il pensiero dominante della giornata, ma soprattutto della notte. Perché la notte, quando uno è con se stesso, che non ha nessun motivo di distrazione, e non fa altro che vedere la realtà così come essa è, ed è tragica, mi creda. Silvia Melis resta nelle mani dei suoi rapitori per 265 giorni, 9 mesi. È il sequestro più lungo che abbia avuto come vittima una donna da parte dell'anonima sarda. L'11 novembre, poco prima delle 6 di sera, due agenti in borghese che sono di pattuglia su un'autocivetta del commissariato di Orgosolo notano una donna che cammina da sola sul ciglio della strada, tra il bivio di Galagnoli e il ponte di Bade Carros, in Barbagia. È Silvia Melis che racconta di essere stata lasciata sola dai suoi rapitori e di essersi liberata. Gli agenti la caricano in macchina e la riportano a casa. Come ha fatto Silvia Melis a liberarsi? Di solito i sequestratori le chiudevano le catene con un certo numero di maglie perché le stringessero i polsi e non potesse liberarsi. Quel giorno il carceriere si è sbagliato e gliela chiuse con una maglia in più. Silvia dice che era già successo anche il giorno prima, ma non aveva avuto il coraggio di scappare. Quel giorno invece il coraggio lo trova, si libera e scappa. Va bene, ma la domanda, soprattutto per i giornalisti, è un'altra. Il riscatto per la sua liberazione, comunque sia avvenuta, è stato pagato oppure no? E se fosse stato pagato, chi ha fatto da mediatore? Nel sequestro Silvia Melis ho svolto un ruolo molto più preciso, nel senso che non mi stavo interessando in modo giornalistico, perché era un sequestro che era troppo lontano dalla mia zona, e alla fine un amico, un carissimo amico, al quale non ho potuto dire di nome, mi chiedeva di portare dei segnali precisi in certi ambienti barbaricini, in particolare ad Orgosolo. Avevano individuato loro che il sequestro di Silvia Melis si svolgeva, la regia era ad Orgosolo. Avendo amicizie orgolesi, ho cominciato a spargere la voce che c'era la possibilità di trattare con canali diciamo diversi da quelli che si erano instaurati in quel momento. La risposta è stata positiva, nel senso che hanno accettato questa intermediazione, siamo andati avanti. Questo per i primi giorni di luglio del 97, sino a quando raggiunto un certo accordo la notte in cui sarebbe venuto lo scambio emissario e soldi, le forze dell'ordine, non si capisce quale fosse il motivo, avevano circondato la zona in modo molto visibile, per cui i sequestratori, non fidandosi di quello che stava avvenendo, hanno preferito tirarsi indietro. Da quel momento in poi io ho preferito anch'io tirarmi indietro e lasciar stare. Secondo la polizia e secondo la famiglia Melis, non è stato pagato nessun riscatto e Silvia si è liberata da sola. Ma il 19 novembre esce sul Corriere della Sera un'intervista all'editore sardo Niki Grauso, che dice una cosa diversa. Il riscatto è stato pagato. Niki Grauso dice di aver consegnato lui ai banditi 1.400.000.000. Niki Grauso è un personaggio particolare, molto noto, e non solo in Sardegna. Finanziere, imprenditore d'assalto, editore di TV private e giornali locali, fondatore di movimenti politici. Grauso costruisce un piccolo impero economico passando attraverso imprese pionieristiche e di sicuro intuito, come l'invenzione di Video Online, il primo esempio di internet in Italia, e anche attraverso imprese stravaganti, come quando, nell'aprile del 2000, sfida l'embargo degli Stati Uniti atterrando a Baghdad con un piccolo aereo assieme a Vittorio Sgarbi. Contatto Luigi Lombardini, contatto l'avvocato Antonio Piras, contatto alcune altre persone che ritenevo, per la mia esperienza nel mondo dell'informazione, queste cose noi in Sardegna tutti le sappiamo,
avvocati, giornalisti, editori, forze dell'ordine, sono i segreti di Pulcinella. Contatto tra gli altri Luigi Lombardini e gli dico: io voglio risolvere il sequestro Meris. Risposta iniziale di Lombardini: lei è completamente matto, anche perché io pongo come opportunità la mia disponibilità ad integrare e anticipare le somme che si dovessero rendere necessarie per chiudere in tempi brevissimi questo sequestro. In Sardegna, in quella zona, dicono che ci siano due persone in grado di risolvere un sequestro facendo da mediatore. Uno è un avvocato di Nuoro, che si chiama Antonio Piras. L'altro, invece, è un giudice di Cagliari. Si chiama Luigi Lombardini. Era un giudice istruttore, ma certo conduceva le indagini non nel rigoroso rispetto delle regole processuali. Anche Luigi Lombardini è un personaggio molto particolare. Fino al 1989 era stato giudice unico per i sequestri di persone in Sardegna. Tutti i reati relativi al sequestro di persona compiuti sull'isola erano sotto la sua giurisdizione. Un incarico molto importante, che gli conferiva sicuramente molto potere e molta libertà d'azione, e che il giudice esercitava in una maniera poco formale e molto decisionista, spesso criticata dai suoi colleghi. Lo chiamano il giudice sceriffo. Gira sempre con una pistola, una 357 Magnum. Il giudice Lombardini ha idee molto particolari su come condurre le indagini sulla criminalità sarda. Una di queste è che per eliminare il sequestro di persone in Sardegna bisogna prima eliminare i latitanti. Eliminando i latitanti svanisce il nucleo operativo più importante del sequestro di persona. Eliminare i latitanti significa trovarli, prenderli, arrestarli, oppure convincerli a costituirsi. Come? Pagando, dandogli dei soldi per loro e per il sostentamento delle loro famiglie. E sempre pagando si possono ottenere informazioni sui sequestri. E ancora pagando si può ottenere la liberazione dei sequestrati. Pagando. Ma con che soldi? Ci sono quelli dello Stato e ci sono anche quelli degli imprenditori, ai quali Lombardini chiede una specie di colletta per le situazioni di emergenza. Lombardini, nell'unico contatto che io ebbi, perché poi i successivi contatti li ebbe un collaboratore, mostrò subito il suo pessimo carattere, un carattere difficile, un carattere dicendo: io posso tutelarvi, nel senso che quando ho delle richieste, io a un gruppo di imprenditori interessati a un eventuale rapimento chiedo dei fondi che io impiego a maniera mia senza renderne conto a nessuno. Se lei ci sta, è così, se non ci sta, vada pure per conto suo. Noi avevamo grande interesse perché rimanevamo in stabilimento anche fino a notte fonda, con dei guardiani che però proteggevano il perimetro, ma la possibilità di sequestro esisteva certamente. Quanto versò lei, ingegnere, complessivamente? Quante persone? Quanto versò lei complessivamente? Beh, vede, è difficile dirlo, precisarlo, perché con Lombardini il sistema era molto razionale, molto logico. Chiedeva delle somme al momento del bisogno, le restituiva in tutto o in parte quando il pericolo era passato. Lei ebbe bisogno? Noi fummo avvisati in un certo momento e quindi versammo alcune centinaia di milioni che però in parte poi ci vennero rimborsati. Alla fine degli anni Ottanta, il giudice Lombardini viene destinato ad un altro incarico. Niente più sequestri di persona, niente più caccia ai latitanti. Il giudice Lombardini va a dirigere la pretura circondariale di Cagliari, la procurina, come viene chiamata. Non è un incarico che gli piaccia. Fa domanda per la Procura Nazionale Antimafia, ma viene respinta. Fa domanda per la Procura di Palermo, ma viene respinta anche quella. Intanto però continua ad occuparsi di sequestri. Si interessa del sequestro del piccolo Farouk, di quello della signora Furlanetto, di Silvia Melis. Il problema è che non potrebbe, non è compito suo ed è anche illegale. Il giudice Lombardini viene indagato più volte per presunte intromissioni in indagini che non lo riguardano. Poi, il 23 luglio 1998, arriva da Palermo un avviso di garanzia per l'avvocato Piras, per Nicky Grauso e per il giudice Lombardini. Mi ritrovo sotto processo a Palermo con l'accusa di aver sottratto 1 miliardo a Tito Melis
il miliardo destinato al pagamento del riscatto di Silvia Melis, che poi effettivamente io pagai aggiungendo un altro miliardo e 650 milioni in tasca mia, e l'accusa che mi viene rivolta dai giudici di Palermo, che sono competenti per il fatto che insieme con me era imputato il giudice Lombardini, e quindi ciò ha fatto sì che la competenza del processo venisse spostata da Cagliari a Palermo, per, con l'accusa, infamante direi, non di aver pagato e liberato Silvia Melis e concorso a liberare Silvia Melis, ma con l'accusa di essermi appropriato io insieme con altre 5 persone di un miliardo, quindi poco meno di 200 milioni a testa, e col corollario evidente che Silvia Melis non fu liberata ma fuggì. Le accuse sono quelle di estorsione e tentata estorsione. Con la complicità di Nicky Grauso e dell'avvocato Piras, il giudice Lombardini avrebbe incontrato Tito Melis di notte, in campagna, vicino all'aeroporto di Elmas, durante il sequestro della figlia. Il giudice Lombardini avrebbe avuto il volto coperto da un passamontagna e avrebbe minacciato Tito Melis per fargli pagare il riscatto, il miliardo richiesto dagli appitori e anche un altro in aggiunta. Le accuse dei magistrati di Palermo si basano su alcune intercettazioni e sulla testimonianza del signor Melis, che avrebbe riconosciuto il giudice Lombardini. Gli accusati negano, decisamente. Nega l'avvocato Piras, nega Nicky Grauso, che anzi dice di avercelo messo lui il primo miliardo e di non sapere niente del secondo, e nega il giudice Lombardini. Ma le indagini si concentrano su di lui, sul suo modo non autorizzato di fare indagini e sulla sua rete di imprenditori, latitanti e informatori. La rete Lombardini la chiamano. Se vogliamo parlare di rete parallela di Lombardini, io direi prima facciamo una ricerca storica. Vediamo come funzionavano le cose prima. Nel 1800 e rotti, ad esempio, fu lo stesso Giolitti che intervenne in un sequestro di persona quando furono sequestrati, prelevati due francesi. Per evitare un caso politico, pressò le autorità locali sarde a risolverlo in qualunque modo, a qualunque costo, a qualunque prezzo. Tant'è che fu cercato il latitante più famoso di allora, un certo Corbedo, per risolvere a qualunque condizione questo sequestro. Il Corbedo lo risorse, non volle una lira. Cioè, strano, fece più bella figura il delinquente patentato schedato delle istituzioni atte a proteggerci. Questo è l'andazzo del sequestro di persone in Sardegna. Di qualunque cosa si tratti, c'è materia su cui indagare. L'11 agosto 1998, il procuratore di Palermo, Giancarlo Caselli, va a Cagliari assieme ad altri 5 magistrati per interrogare il giudice Lombardini. Quattro ore, da mezzogiorno e mezzo fino a quasi alle 5. Poi salgono tutti nell'ufficio del giudice per una perquisizione, lui davanti e gli altri dietro, in fila indiana. Ma appena entra nell'anticamera del suo ufficio, il giudice Lombardini scatta. Si chiude dentro lo studio, chiude a chiave la porta, poi tira fuori la sua 357 Magnum e si spara. Agli agenti della squadra mobile che arrivano non resta da fare altro che buttare giù la porta e trovarlo in un lago di sangue. È una vicenda complessa quella del giudice Lombardini, il giudice sceriffo, che sicuramente ha fatto quello che ha fatto, ma non per soldi, perché come ammettono tutti non si è mai messo in tasca una lira. I processi però sono ancora in corso, la magistratura sta ancora cercando di fare chiarezza. Quello di Silvia Melis è il penultimo sequestro di persona avvenuto in Sardegna. L'ultimo avviene l'anno dopo, nell'ottobre del 1998, quando due uomini sequestrano un ricco allevatore di Olbia, Mauro Mura, e lo infilano nel bagagliaio della macchina. Ma il signor Mura ha con sé un coltellino, taglia le corde, apre il bagagliaio e scappa fino a una casa vicina. Ottobre 1998, è l'ultimo sequestro di persona. Dopo quello, di sequestri di persona in Sardegna non ce ne sono più. L'anonima sarda, qualunque cosa fosse, sembra non esistere più.
La criminalità organizzata sarda si dedica ormai ad altro. L'obiettivo è fondamentalmente il traffico di droga, l'obiettivo sono le rapine, le rapine a portafalori, dove la quantità di denaro che si riesce a racimolare attraverso questo tipo di attività delinquenziale è notevolmente superiore a quella che si otterrebbe nell'ipotesi che si facesse un sequestro di persona. La stagione dei sequestri di persona in Sardegna è finita perché dicono che il sequestro non paga. Io sono convinto che il sequestro di persona sia nel DNA dei sardi, per cui è soltanto una pausa. Speriamo di no. Un posto come quello, come la Sardegna, non si merita le violenze dei sequestri di persona, come non si merita le violenze dei banditi di oggi, e neanche quella di chi, da fuori, la considera soltanto un bel posto da sfruttare e depredare. Gli unici misteri e gli unici segreti che dovrebbe tollerare sono soltanto quelli della sua tradizione e della sua antica cultura. La Sardegna per te rimane bella? Tanto è vero che ci sono rimasto, no? E penso di rimanerci ancora a lungo, il più a lungo possibile.